e gioco a porte aperte, quindi, perché io insomma appartengo a questo ordine, quindi ho diciamo, assunto con enorme piacere questo invito a presentare queste diciamo, ricerche che rispetto alla presentazione che abbiamo appena visto del professor Fallacara, che è stata, io conosco Giuseppe da, non da quel 2000 ma da qualche anno dopo, vi assicuro che ha fatto una presentazione molto bella. Detta da te, Marco, è importante. No, è vero. È molto realmente sono stronzo, diciamo. Esatto. E io quindi mi terrò, diciamo, anche perché non potrò arrivare a quel livello, mi terrò su un livello, diciamo, un po' più confidenziale, meno accademico, e essendo tra colleghi, ci sono tante facce di amici, e quindi mi piacerebbe che questa comunicazione fosse un po', non so, una sorta di confronto con un collega nel cui, diciamo, ci si scambiano, come dire, informazioni e esperienze reciproche. Io ho, diciamo, mi trovo qua e mi trovo, diciamo, a collaborare con Fallacara perché ho svolto un dottorato di ricerca a Bari e quindi ho avuto a che fare con Giuseppe, siamo diventati amici e così come lo siamo diventati con un gruppo di architetti che si sono formati in quella scuola e abbiamo cominciato a collaborare, diciamo, in maniera trasversale tenendo insieme, diciamo, il mondo della ricerca pura a cui, diciamo, Giuseppe appartiene ad un mondo invece professionale, perché io faccio architetto, non faccio ricercatore, che però diciamo beve l'acqua della ricerca accademica cercando di poi trasformarla, se vogliamo, e metterla in pratica nel mondo professionale in cui tutti i giorni oggi noi ci confrontiamo con il nostro bellissimo mestiere, per chi, diciamo, fa il liceo e si appresta a studiare. Vi presento oggi tre prototipi abitativi, sono prototipi, non sono abitazioni, e con tutti i limiti che un prototipo chiaramente può avere. Sono tre prototipi che, diciamo, il caso li ha voluti legare tra di loro, perché, diciamo, nascono ognuno, diciamo, al termine della costruzione del precedente. Inizio con un prototipo che, diciamo, ci ha visto partecipare a questa manifestazione che si chiama Soil Decathlon Europe. È una manifestazione internazionale a cui partecipano, si candidano per poter partecipare, nel nostro caso nel 2012 si candidarono 200 università in tutto il mondo, e è una competizione che vede la costruzione di un prototipo abitativo autosufficienti dal punto di vista energetico e ad altissima performance dal punto di vista della sostenibilità ambientale. In quel caso la manifestazione, che cambia sede diciamo ogni due anni, si svolgeva a Madrid, e pertanto, diciamo, abbiamo deciso di costruire, su invito, diciamo, di chiamiamo un capogruppo che era la facoltà di architettura di Paris Malaché, di realizzare un gruppo di università per poterci candidare a questa manifestazione. Una cosa molto bella di questa manifestazione è che viene, diciamo, questo prototipo realizzato in loco con la manodopera degli studenti universitari di architettura, che realizzano questo prototipo in 15 giorni sul sito del concorso. Si chiama Solar Decathlon perché è una competizione, non è una mostra. Questi prototipi selezionati competono su 10 fronti, con punteggi per ciascun, diciamo, per ciascuna categoria, per poi, diciamo, andare a definire il vincitore della competizione. Facciamo questo raggruppamento, quindi Paris Malaché, il Dipartimento di Fisica dell'Università di Ferrara, noi di Bari e l'École du Pont di Parigi. Ci candidiamo e
ci serve un'idea, diciamo, come dire, forte, geniale, innovativa. E quindi decidiamo, anziché proporre la cosa che hanno proposto tutti i gruppi, cioè pannelli fotovoltaici in diverse salse su un po' sul tetto, sull'involucro in generale, decidiamo di utilizzare gli studi di Carlo Rubbia sul solare a concentrazione, che diciamo erano da pochi anni nel 2012 già, diciamo, avanti, e quindi di utilizzare questa tecnologia direttamente sulla casa, e quindi di lavorare con la morfologia della casa in maniera tale da poter costruire un tetto che fosse, diciamo, un grande collettore solare. Chiaramente il sistema, diciamo, industriale del solare a concentrazione è un sistema che prevede il movimento, e noi abbiamo invece una casa, abbiamo un tetto, quindi prevedere il movimento era abbastanza complesso, e quindi, diciamo, pensiamo a lavorare con la geometria, e quindi qua ritorna la famosa sella che vi ho fatto vedere prima, Pallacara. Questa nasce prima di quella sperimentazione, forse un po' poi, che ne so, forse da influenza. E quindi la geometria del tetto a doppia curvatura, questa sella, permette, diciamo, di andare, come dire, a ricercare il sole nel suo movimento e a concentrare con una serie di specchi tutto all'interno di questo collettore solare lineare. Facciamo il progetto tutti assieme, costruiamo la maquette che serve per la candidatura, siamo gasatissimi e quindi ci candidiamo. 200 partecipanti, 15 selezioni ci devono essere. Noi arriviamo sedicesimi, che da un lato, diciamo, è una cosa, cioè, un po' di orgoglio, su 216 non è male, però dall'altro lato ci massacra e non ce la facciamo. Però noi siamo la prima riserva, ci viene detto, quindi significa che se una delle università viene meno, noi entriamo in gioco. A quel punto parliamo con i colleghi francesi e decidiamo di, come dire, fare un divorzio consensuale. Loro fanno la riserva, quindi decidono di aspettare e mettersi, come dire, a disposizione del Solar Decathlon. Noi, che, diciamo, siamo dal sangue caldo, decidiamo che noi vogliamo fare lo stesso dell'edificio, lo vogliamo realizzare. Come lo realizziamo? Non abbiamo denaro, non abbiamo risorse, non abbiamo niente, abbiamo solo la volontà e la voglia. Pensiamo che a Bari, come con la facoltà, abbiamo realizzato degli stage di autocostruzione presso la scuola edile di formazione, il Forme di Bari, negli anni, con gli studenti, in cui abbiamo realizzato strutture voltate sul tema della volta saracena, e strutture in legno. Quindi andiamo a bussare al Forme, che, diciamo, ci conosce, e, diciamo, noi abbiamo questo progetto, ci piacerebbe realizzarlo, abbiamo tanta volontà, come facciamo? E loro dicono: va bene, noi vi diamo a disposizione il nostro spazio, le nostre attrezzature, perché loro fanno formazione edile, i nostri istruttori e 10.000 euro. Chiunque avrebbe detto: va bene, non fa niente, chiudiamo il progetto nel cassetto e sarà per la prossima. No, vabbè, partiamo, sì, facciamolo con 10.000 euro, poi vediamo. E quindi ricostruiamo un nuovo progetto, lo rivalutiamo perché abbiamo delle risorse, diciamo, infime, e quindi il collettore salta, però conserviamo la forma, diciamo, di questo involucro, conserviamo la complessità di questa copertura. Rimoduliamo tutto, andiamo a scegliere materiali low cost, quindi riottimizziamo il progetto, conserviamo, diciamo, tutte quelle caratteristiche di alta sostenibilità, diciamo, che la manifestazione ci imponeva, quindi anche relativa al contesto dove questo prototipo deve nascere, con, diciamo, cose che, vabbè, 2012-2013, oggi, 7 anni dopo, oramai è la consuetudine, chiaramente, però il riutilizzo delle acque reflue,
l'ottimizzazione delle risorse idriche e delle risorse energetiche, oggi sono ordini del giorno, all'epoca noi le spingiamo al massimo. Dobbiamo realizzarlo con una struttura che costi pochissimo, che sia prefabbricata e diciamo che sia tra virgolette innovativa. Oggi, diciamo, questo materiale che vedete, tanti di voi, quasi tutti lo conoscono, l'Ixlam. Nel 2012 non esistevano edifici in Puglia realizzati in Ixlam. Va bene, lo facciamo lo stesso. Poi capiamo chi lo deve costruire, perché nessuno lo poteva fare. Abbiamo fortuna, abbiamo trovato dei bravissimi carpentieri che hanno lavorato in Trentino e lo sapevano utilizzare, quindi compriamo il materiale direttamente dall'Austria, perché qua non esisteva da nessuna parte. È un materiale splendido perché è un materiale, diciamo, chi non lo conosce, è sostanzialmente lo stesso principio della trave lamellare, quindi incollando strati incrociati di tavole di legno, però esteso, diciamo, al piano, e quindi sono dei muri sostanzialmente. E diciamo, ha delle proprietà molto interessanti dal punto di vista della risposta sismica, della risposta, diciamo, al carico di incendio, ed è un materiale che rispetto al telare, al sistema telare ligneo, nei nostri climi è, diciamo, più performante perché ha una maggiore inerzia. Quindi sviluppiamo un progetto esecutivo su questo materiale, costruiamo la scatola assemblando tutti i pezzi, ottimizzando al massimo per tenere i costi bassissimi. Dice, il pannello standard è tanto, noi da quello ci facciamo il mondo. E studiamo ovviamente tutto il sistema, perché si tratta di una piccolissima casa, di una casa che è più o meno, lavora su un quadrato 8x8 con una parte scoperta, quindi a patio, quindi diciamo più o meno 40-45 metri quadri coperti, quindi ottimizziamo tutto al massimo, ottimizziamo chiaramente gli impianti in maniera tale che abbiano la massima performance, e cominciamo con questi 10.000 euro a costruire. Sostanzialmente è una casa sperimentale fatta sul piazzale del Formica, quindi facciamo una fondazione fuori terra. Fondamentale, ragazzi, signori, no, ragazzi, lavorano a questo progetto materialmente gli istruttori Formedil, gli studenti e noi, con tutti i limiti chiaramente che, diciamo, poi alla fine della costruzione ci troveremo a dover affrontare, perché non essendo fatto da degli operai specializzati ci sono tante cose che non sono andate come dovevano. Quindi realizziamo questo corpo di fondazione, facciamo questo piano. Ordiniamo dall'Austria i pannelli, dalla Kaufmann, con il taglio a controllo numerico. Già cominciate a vedere un disegno strano, perché c'è tutto un lavoro sulla geometria del tetto, questa doppia curvatura che però deve essere costruita con delle travi e rettilinee, e quindi c'è, diciamo, il sistema della discretizzazione di questa superficie fatta con sostanzialmente un incrocio di travi lineari che devono andarsi perfettamente, come dire, a posizionare sulle murature. Costruiamo materiale molto rapido, diciamo, nella sua messa in opera. In 48 ore realizziamo tutta la struttura portante con questi muri Ixlam che arrivano presagomati, vanno assemblati già con le finestre ritagliate. Cominciamo a montare le travi del tetto, ognuno ha la sua precisa posizione. Quindi doppia curvatura, sono travi che, diciamo, nel loro sviluppo hanno una sezione molto ristretta rispetto alla luce che devono diciamo, raggiungere. Però lavorando insieme alla fine come una sorta di rete, quindi come una sorta di struttura reticolare, diciamo, hanno la possibilità di avere questa sezione piuttosto ristretta. Le immagini. A quel punto abbiamo finito il denaro, quindi ci mettiamo un po', diciamo, a fare il giro delle sette chiese, cominciamo a cercare sponsor. Cerchiamo sponsor e quindi troviamo fortunatamente delle aziende pugliesi che vogliono, diciamo, vogliono credere in questo progetto. Chiaramente noi abbiamo un progetto esecutivo che dobbiamo rivedere completamente, perché se noi troviamo un'azienda che ci dà i pannelli isolanti in PET riciclato, e noi, se avevamo la fibra di legno, dobbiamo cambiare, e quindi noi ovviamente facciamo una sorta di as-build continuo
man mano che il cantiere va avanti nell'aggiornamento del progetto esecutivo, realizziamo l'isolamento delle pareti esterne con una serie di isolante termoriflettente, questo è uno degli studenti Piero Luglio che lo sta mettendo in opera. Quindi la casa, diciamo, va avanti nella sua costruzione, la rivestiamo con un sistema piuttosto, diciamo, tradizionale di parete ventilata in pietra leccese, e quindi alla fine riusciamo a costruire questa casa che, diciamo, è il nostro primo prototipo, che porta tanti limiti, diciamo, nelle rifiniture, perché sono state fatte appunto da personale non specializzato, però questo ci apre una porta per una esperienza successiva, perché due delle aziende che avevano, diciamo, sponsorizzato alcuni materiali di questa casa ci dicono che ora proviamo a farla in maniera industriale, un'altra, utilizzando il nostro know-how e quindi i nostri materiali. Quindi queste due aziende che voglio citare, perché queste sono aziende che investono nella ricerca, tante volte non avendo nulla in cambio, alcune volte riescono, diciamo, a tirare fuori dei brevetti, sono la Pimar di Lecce che produce pietra leccese, la Xilux di Bari che lavora il legno, e quindi abbiamo questo incarico per realizzare un nuovo prototipo. Partiamo da zero, perché ogni volta, diciamo, ci piace metterci alla prova, e quindi lavoriamo su un tema di un'abitazione minima, un'abitazione che, diciamo, sia contraddistinta per una monomatericità dell'involucro che dovrà essere appunto in pietra leccese, quindi tenendo insieme la pietra sia sull'involucro verticale che sul tetto, una forma archetipa molto, diciamo, elementare, minima nelle sue dimensioni, con la possibilità che possa essere aggregata con diversi moduli per creare delle aggregazioni da questo modulo minimo più complesse, tutte cose che appartengono, come diceva il dirigente scolastico, alla nostra tradizione, diciamo, costruttiva, cioè dall'elemento minimo, che può essere il trullo, può essere, diciamo, un qualsiasi altro elemento voltato, l'aggregazione è quindi il complesso abitativo. Quindi si configura appunto con questa monomatericità molto esasperata, ha una microserra solare nel suo cuore, con diverse contestualizzazioni, e si parte su, diciamo, un aspetto molto innovativo, che è questo materiale che dovrà costruire questa casa, che è un materiale, diciamo, multistrato, multilayer, ed è un materiale che è formato sostanzialmente da strati incrociati di legno e isolante incollati con un collante particolare completamente naturale, che è stato, diciamo, poi oggetto anche di studi e approfondimenti per quanto riguarda gli aspetti poi chimico-fisici da parte dell'Università di Stoccarda, ed ha come ultimo strato esterno uno strato di pietra sottile leccese, che non è una pietra, per chi la conosce, che si presta a, diciamo, lavori con sottili spessori. Con questo blocco sostanzialmente si può realizzare quasi il 95% di questa casa, quindi un'altissima modularità. Poi c'è un 5% di pezzi speciali, i colmi ed altri pezzi che servono per realizzare l'intero involucro. La struttura portante è una struttura molto semplice, non ci interessava, diciamo, all'interno della ricerca, è una struttura a telaio. Con questo mattone che qua potete vedere abbiamo realizzato un mock-up che, diciamo, è stato poi candidato a essere esposto al Salone del Mobile di Milano. L'abbiamo portato questo nel 2015, con l'edificio abbiamo vinto anche un premio dell'AD Index, l'Associazione del Design Industriale, e
per collegarlo al progetto successivo, durante il Salone del Mobile, un imprenditore siciliano, girando per il Salone, diciamo, si è interessato a questo edificio. Una settimana dopo del Salone ci ha contattato e ci ha detto: noi siamo un gruppo di imprese siciliane e enti di ricerca privati siciliani che abbiamo vinto un finanziamento per realizzare delle case prefabbricate qui in Sicilia. Ci potreste aiutare? In che forma? No, vorremmo riciclare il vostro progetto, perché noi, era il mobile aprile, lui ci chiama il 3 di maggio, no, perché noi a dicembre dobbiamo realizzarlo, altrimenti perdiamo il finanziamento. Noi, va bene, però noi non ricicliamo, facciamo un altro nuovo. Cioè, non c'è tempo, no, lo facciamo lo stesso. Ci siamo, diciamo, un po' ammazzati, però siamo riusciti a costruire questo prototipo. Prendiamo un po' di cose che avevamo già, di esperienze che avevamo già svolto negli altri due prototipi. Quindi prendiamo il sistema dell'Xlam che avevamo imparato a padroneggiare dal primo prototipo. Continuiamo a lavorare su questa idea, diciamo, della casa tubo, della modularità nell'assemblaggio dal prototipo sud, e cominciamo con un nuovo progetto. C'è sempre Giuseppe, chiaramente, che fa il responsabile scientifico, io che ho coordinato un gruppo di, diciamo, di amici, oltre che colleghi, con cui, diciamo, dividiamo queste esperienze. Lavoriamo, diciamo, con il progetto in pochissimo tempo. Sostanzialmente si tratta di un tubo in Xlam con un rivestimento che noi inizialmente volevamo fare sempre a secco, perché ci piace questa idea dell'altissima prefabbricazione, però poi ci è stato imposto invece di farlo in umido, quindi una casa un po' mista, non proprio completamente prefabbricabile. E lavoriamo sulla geometria di questo modulo base. Come avete capito, a noi ci piace molto questo tema del passiamo di scala, un po' forzando dal concio della volta al modulo base della casa. Quindi questo tubo con questi tagli inclinati che permettono un assemblaggio multiplo, a creare, diciamo, delle aggregazioni complesse che poi vanno a ricreare spazi semipubblici di appunto condivisione. Ovviamente realizziamo un edificio ad altissima performance dal punto di vista del risparmio energetico e della sostenibilità, lavorando anche, mentre dico una cosa, su, come dire, le vecchie esperienze. La casa che avevamo realizzato al Formedil, che è ancora là tra l'altro, è stata successivamente alla costruzione è stata monitorata per 6 mesi con un monitoraggio continuo per vedere anche, diciamo, rispetto alle stagioni differenti, con una, chiamiamo, simulazione di utilizzo da parte di studenti che, diciamo, dovevano portare umidità propria, quindi, diciamo, rendere la simulazione più verosimile. Abbiamo avuto tutto un report dove ci ha aiutato i docenti di fisica tecnica, che ci è servita per, diciamo, andare a modificare determinati aspetti o confermarne altri. Rispetto alla prima esperienza dovevamo fare, diciamo, un passo avanti, quindi, diciamo, l'Xlam che avevamo imparato a conoscere, diciamo, lo vogliamo liberare dalla componente metallica che aveva, diciamo, informato la prima fase. Sostanzialmente i pannelli tradizionalmente vengono, come dire, posizionati e giuntati con sistemi metallici, dalle viti diciamo, delle piastre, delle grappe, quindi c'è questo materiale che ha, diciamo, questo tipo di risoluzione nei punti, diciamo, di contatto. Proviamo invece a fare sperimentazione tutto legno, e quindi prendiamo un concetto molto banale, tradizionalissimo, che è quello della scalarità e delle connessioni a coda di rondine,
di un comunissimo cassetto, le necce, visto che tutti quanti frequentiamo i falegnami, e proviamo a portarle a una scala di 10 volte tanto, e quindi un materiale, capite bene che un cassetto a 2 cm, lavorare, come dire, la coda di rondine, e ci sono anche delle macchine che lo fanno, lavorarlo su 12 cm di XLAM a grande scala è un po' più complesso, però le macchine a controllo numerico ci vengono incontro. Eliminiamo anche, diciamo, tutte le connessioni con le vite metalliche e andiamo a lavorare con degli spinotti in legno, in maniera tale da avere uniformità di materiale, quindi con tutti, diciamo, i pregi che questo ne porta dal punto di vista, ad esempio, delle dilatazioni termiche o della contaminazione con materiale pari rispetto ad un altro. Rompiamo le scatole ad un amico falegname che ci mette a disposizione un giorno la sua bottega, ci assembliamo questo XLAM, tagliamo la coda di rondine, giuntiamo, proviamo, un'operazione molto, come dire, artigianale, però che ci serve, diciamo, poi per la produzione industriale. L'idea di costruire questa casa in pochissimo tempo, perché facciamo il progetto, realizziamo tutto, noi eravamo arrivati a ottobre, non avevamo ancora cominciato, a dicembre la casa deve essere pronta, ci siamo riusciti. Allora, impatto zero, perché una casa che deve essere montata un anno è smontata, quindi niente fondazioni, però è una casa. E allora facciamo dei micropali in acciaio. Su questi micropali in acciaio, che possono essere poi dimossi, quindi il suolo ritorna a essere come era, mettiamo delle piastre, dei cavalletti metallici, perché la casa doveva essere sollevata dal suolo, e il montaggio sequenziale di tutti i pezzi in XLAM, che sono tutti ottimizzati per, diciamo, essere caricati nei tir che devono attraversare lo stretto di Messina, quindi con tutte le limitazioni delle dimensioni del caso, e quindi il montaggio dei solai, come dire, di calpestio, le pareti. Una volta che si montano due pareti, sono già autoportanti per il sistema degli incastri che avevamo predisposto, quindi non c'è bisogno di come dire, controventi o tenute. Montaggio dei tramezzi interni sempre in XLAM, con funzionamento di controvento, chiaramente, di questa scatola, solai di copertura e poi tutte le opere di finitura, quindi magari nelle fotorealizzazioni vi farò vedere. In pochissimo tempo questa casa, in più o meno 60 giorni, dovrebbe essere da completamente finita. Facciamo chiaramente uno studio sul comportamento di queste scatole dal punto di vista delle deformazioni, perché sono scatole che sono appoggiate su questi cavalletti, sono tre cavalletti, diciamo, sostengono una scatola, e quindi ci sono anche degli sbalzi di 4,5 metri, 5 metri, però la conformazione stessa geometrica ha aiutato a risolvere questi problemi. Alcune immagini del progetto esecutivo: inizialmente dovevamo costruire una casa fatta di due moduli, uno tutto living zona giorno, l'altro dedicato alla zona notte, con, diciamo, delle parti di veranda aperta. Per questioni, diciamo, economiche più che di tempo, alla fine si è optato per fare un unico modulo e tenere tutto all'interno. Alcuni disegni di questi, diciamo, pannelli in XLAM, già con la prefigurazione degli incastri legno-legno, e alcune foto di montaggio, quindi questi cavalletti metallici. Arrivano i pannelli in XLAM, tutta la struttura si monta più o meno in 3 ore, perché è tutto, come dire, predisposto ad essere montato in un punto preciso. Alcune foto di dettaglio, diciamo, delle connessioni legno-legno, sono principi che nella falegnameria comune li vediamo tutti i giorni, ma portati, come dire, a una scala di abitazione sono meno consueti. Forse in qualche foto si vedono anche gli spinotti metallici qua, eccoli, legni, che insulto.
realizziamo tutta una sottostruttura sulle pareti verticali che servirà, diciamo, per il sistema di pittura, che in questo caso abbiamo realizzato in canapa calce, con sostanzialmente utilizzando la canapa a secco, quindi con una rete metallica che avrebbe da un lato mantenuto lo strato di intonaco in calce, dall'altro lato avrebbe, come dire, mantenuto il canopo diciamo in posizione per la prima della tessura dell'intonaco, appunto. In 40 giorni più o meno abbiamo realizzato completamente il modulo, isolante in fibra di legno, variato a vapore, diciamo, intelligente, traspirante, tetto piano ma ventilato, finiture interne, ancora chiaramente per arrivare a determinati livelli di performance, ancora fibra di legno anche come cappotto interno. Poi avevamo fatto diverse opzioni di finitura interna, chiaramente poi, diciamo, non è un'abitazione, appunto, è un prototipo, quindi poi ci sono ragioni sia economiche che di tempo che ci portano, come dire, a tirare delle risultanze molto, molto rapide. Vi ringrazio, io, diciamo, finisco in maniera...